A pochi giorni dal loro matrimonio avvenuto 7 anni dopo esserci conosciuti al GF VIP, Cecilia Rodriguez ha ammesso di aver fatto terapia di coppia insieme a Ignazio Moser. A pochi giorni dal loro matrimonio avvenuto 7 anni dopo esserci conosciuti al GF VIP, Cecilia Rodriguez ha ammesso di aver fatto terapia di coppia insieme a Ignazio Moser. GF VIP, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prima delle nozze, insieme anche in terapia di coppia. La sorella di Belen Rodriguez e l'ex ciclista trentino, figlio di Francesco Moser, si sono conosciuti e innamorati durante la seconda edizione del GF VIP. Cecilia, dopo 5 anni di relazione, lasciò l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, per iniziare una relazione con Ignazio, con il quale, nonostante qualche momento di crisi, ha deciso di convolare a nozze il 30 giugno scorso. Proprio parlando di qualche crisi vissuta e superata insieme, la più piccola di casa Rodriguez ha ammesso di aver fatto terapia di coppia con Moser e che la loro iniziativa si è dimostrata davvero utile per il loro rapporto. Abbiamo fatto anche terapia di coppia. Ma voglio dire che abbiamo iniziato ognuno prima con il suo percorso personale. Ovviamente nel raccontarsi sono usciti fuori, diciamo, i nostri nomi, lui parlava di me e io parlavo di lui, quindi abbiamo pensato di fare qualche seduta insieme ed è stato bellissimo. Cecilia ha poi sottolineato l'importanza del dialogo in ogni relazione della nostra vita. Non ne abbiamo fatte tantissime, quindi non è stata una vera e propria terapia di coppia. È stata una terapia di famiglia, ecco. Una terapia familiare. Una terapia dove veramente abbiamo lavorato per migliorarci, per poter aiutarci a vicenda. E ha funzionato, io lo consiglio, sia che ci sono, sia che non ci sono dei problemi. Perché il dialogo è sempre la cosa migliore per tutto. Fidanzati, non fidanzati, problemi e non problemi, fa bene. Bisogna lavorare per stare bene sempre. Tutta la vita. Domenica 30 giugno scorso, si sono svolte le nozze tra i due ex GFini nella sontuosa cornice di Villa Medicea alla Ferdinanda tenuta di Artimino, alla presenza di tanti amici e familiari compresa, ovviamente, tutta la famiglia Rodriguez e Belen è stata la damigella d'onore. Durante il matrimonio, Cecilia, prima di giurare amore eterno a Moser, lo ha ringraziato perché riesce ad accettarla così com'è, senza mai volerla cambiare. Io non mi sono preparata un discorso, ma ho pensato a cosa dirti o a cosa scrivere. La verità è che io non sono brava a scrivere. Quindi non mi sembrava il caso oggi di mettermi a scrivere qualcosa. Anche perché noi siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi e che hanno sempre avuto il coraggio di dirsi tutto quello che si dovevano dire, nel bene e nel male. Quindi ce ne siamo dette tante. Oggi volevo ringraziarti perché non mi hai voluto mai cambiare, mi hai accettato così come sono. Questa è la dimostrazione più grande d'amore che possa esistere. Mi ami come sono, con i miei pregi e con i miei difetti, che sono tanti. Questo è uno dei motivi per i quali ti amo e ti sono grata.